abbastanza micidiali. Questo ha, diciamo, ci ha un attimino innervosito, perché comunque i giocatori non si sentivano bene fisicamente, ma si sentivano un po', non dico arrugginiti, ma comunque che non riuscissero a prendere un po' il ritmo. Ecco, quindi un po' queste cose qui hanno fatto sì che Ferentino, anche ovviamente con merito, riuscisse a rimanere attaccati, però devo dire che abbiamo vinto con merito, con autorevolezza, con personalità e oggettivamente senza mai soffrire. Peccato per lo scarto, perché se avessimo segnato i tiri liberi molto probabilmente avremmo vinto di 14. Direi 13-21 non è neanche una statistica che è a noi propria, perché tiriamo discretamente bene i tiri liberi, però voglio dire, non è arrivata la ciliegina sulla torta, ma la torta è importante, perché ritorniamo a vincere, manteniamo l'imbattibilità in casa, abbiamo dato una dimostrazione di durezza e abbiamo margini ancora, abbiamo tutti i giocatori che, diciamo, sono arrivati da poco, intendo Bruttini, Mancinelli e Miller, per vari motivi, che ancora devono entrare dentro un meccanismo che era molto, molto ben oliato prima. Ma arriveremo, sono abbastanza tranquillo su questo. Direi la fotografia della partita è stata, secondo me, voi parlavate di Starks prima, al di là dei 26 punti, lui si è fatto una gran partita in difesa. Noi avevamo previsto di mettere appunto un giocatore fisico contro di lui, perché Starks è un giocatore che è molto dinamico, è molto prorompente. Però con Lewis ha fatto fatica. Tutte le volte che andava per un arresto e tiro, Lewis gli chiudeva gli spazi, gli contestava il tiro, ha lavorato per stancarlo, ovviamente tutta la squadra, però credo che questa sia stata una scelta tattica azzeccata, e credo che sia merito di Ron, e che vada sottolineata al di là dei suoi 26 punti, perché poi si guardano soltanto troppo le statistiche. Quindi bene da questo punto di vista, bene ancora una statistica che riguarda gli assist, perché ancora una volta, pur con le difficoltà appunto che dicevamo prima, abbiamo fatto quasi 20 assist, che è un dato importante. E contro una squadra fisica, forse la più fisica del campionato, come Ferentino, abbiamo vinto a rimbalzo, e credo che questo sia stato fondamentale. Abbiamo soltanto patito un attimo nel secondo quarto, loro sono rimasti attaccati perché ci hanno sorpreso con 3-4 rimbalzi d'attacco. Questo ragazzo Martino ha fatto 5 punti, un po', e lì, ecco, lì sono rimasti un po' attaccati, però direi complessivamente una buona partita, una partita, ripeto, non spumeggiante come quelle che ci hanno visto protagonisti in casa a 100 punti e schiacciate alle Hoop, ma abbiamo messo dentro la nostra esperienza un'altra, diciamo, tipologia di partita, e quindi andiamo avanti con fiducia e ci prendiamo questi 2 punti che ci spingono verso l'alto della classifica. Domanda per il coach? Mancinelli a un certo punto, se non sbaglio, nel secondo quarto ha accusato, non ho capito bene se un po' di fatica, un po' di stanchezza, se, ha chiesto il cambio lui, perché non so se ha fatto un gesto un po' Sai, lui. strano. Vi siete parlati un attimo No, ma noi anche. ci parliamo molto. Sì. Ci parliamo molto perché dobbiamo trovare il modo di farlo ritornare ai suoi livelli. Quindi abbiamo giocato, se notate, l'abbiamo gestito in due modi diversi: il primo tempo giocando molto, e il secondo tempo dandogli due pause che gli hanno permesso di recuperare. Poi alla fine, tanto bisogna stare in campo. Per riprendere il ritmo partita bisogna stare in campo. La condizione atletica della partita, la tensione, il tocco, l'occhio, si recupera soltanto giocando. Potrei farlo correre tutto il giorno intorno a Ruffini, ma non è questo di cui ha bisogno. Lui ha bisogno di giocare le partite. No, si vedeva che era un po' frustrato dalla sua stessa E che non riusciva a fare le prestazione. cose, infatti mi ha detto: se non riesco a fare le mie cose. Insomma, arriverà Mancini, arriverà.
Grazie. 12 minuti di Miller, come non c'era bisogno, no, cioè non ti ha soddisfatto? Era... lui ha fatto grande fatica in queste due settimane, nel senso ha speso tanti allenamenti, perché chiaramente leggere un libro di 500 pagine in 10 giorni, quindi ora è un po' lì che pensa quando gioca, e quando pensi perde un po' l'istinto, l'immediatezza. Poi ha fatto falli, quindi insomma non c'è stato bisogno, quindi hanno giocato gli altri che meritavano di più, ecco. Ma vuol dire Miller sarà, come ho detto di Mancinelli, come ho detto di Davide, che anche lui sta arrivando, un valore aggiunto per noi nel proseguo del campionato. Il campionato è lungo, i playoff, la coppa si gioca venerdì, sabato e domenica, i playoff si giocano in due giorni, ci sarà da parte di tutti la possibilità di farsi vedere, mettersi in mostra. A un certo punto ha messo in campo sia Fantoni che Bruttini. È una cosa che si potrebbe riproporre per controllare le plance, perché stasera, appunto come dicevi prima, c'è stato un momento in cui siamo andati sotto rimbalzo, poi probabilmente con loro due, con una squadra un po' più fisica, siamo riusciti a risalire. Osservazione giusta. Abbiamo fatto per un po', ecco, questa è un'altra cosa che appunto sto chiedendo a Davide, che lavori sul doppio ruolo. Abbiamo parlato anche stamani di questo, perché poi appunto ci sarà, voglio dire, insieme a Mancinelli, i giocatori che possono coprire la posizione fra virgolette di secondo lungo sono o Rosselli o Bruttini, quindi sarà una cosa sulla quale ci stiamo lavorando da poco, chiaramente, perché abbiamo tante cose da fare ancora, però per quei pochi minuti ci ha dato una presenza maggiore, perché poi alla fine avevamo giocatori di stazza dentro l'area e si è visto, abbiamo ricambiato l'inerzia della lotta al rimbalzo e il quarto non c'ha più preso rimbalzo d'attacco, infatti. Altre domande? Sì, volevo riprendere, ti stavo per fare la stessa domanda che ti ha fatto Davide, e la completo in questo modo, nel senso che Rosselli quindi da tre ha fatto bene il suo ruolo iniziale, quando c'erano, diciamo, i due lunghi, è tornato a fare questo tipo di ruolo, quindi Bruttini si è inserito, direi, migliore dei tre che hai detto da inserire forse come impatto, quindi Lewis scala da due da tanti minuti come guardia, e a questo punto Miller fa il cambio. Cioè, allora, questa è stata comandata oggi, però credo che la nostra forza deve essere un po' di imprevedibilità, un po' di versatilità, un po' di flessibilità. Ne vedrete fra virgolette delle belle, nel senso, ne vedrete altre. Stiamo lavorando su lineup differenti, su equilibri differenti, quindi ripeto, secondo me più che offensivamente Ron Lewis e Guido Rosselli portano un impatto diverso nella posizione 2 e nella posizione 3, ecco. Quindi alla fine noi riusciamo a giocare, insomma, è lì anche quando, ripeto, non ci riuscivamo a distendere in contropiede, non riuscivamo a segnare, però la nostra fisicità ci ha tenuto lontano Fiorentino, quindi ci sono tante, questa squadra è ricca di opzioni, quindi dovremo soltanto essere bravi ogni partita a trovare quella che sarà quella giusta, ecco, perché poi voglio che gli altri si preoccupino di noi e non il contrario, ecco. Allora, essendo la novità Miller, ti tormento ancora su questo argomento. A questo punto, se Lewis e Rosselli sono due esterni di una certa consistenza e della vostra versatilità, Miller per noi, nella tua idea, è più un playmaker o una guardia, oppure farà entrambi i ruoli? Farà entrambe le cose, quindi ci sarà bisogno che appunto che giochi entrambe, faccia, ricopra entrambi i ruoli. Sono fiducioso su di lui, sono fiducioso. Adesso sta faticando un po', ma ben venga, tutta esperienza per il futuro, gli servirà per capire che insomma la palla non è leggera come Iesi, non si può fare come ci pare, se si gioca male si sta a sedere, insomma, siccome lui è un ragazzo molto sveglio, molto intelligente e molto determinato, la sua strada la troverà, sono certo.
Pare che il giocatore più, che abbia patito di più l'arrivo di Miller sia stato Gercati, che anche oggi ha fatto abbastanza fatica. È un'impressione? È un calo di questo momento? Ma onestamente non sono d'accordo. Oggi non ha fatto una buona partita, ma le altre partite con Casalpio ha giocato molto bene, anzi nell'ultimo periodo devo dire che l'intesa fra loro due è molto buona. Se notate, e questo è il motivo per cui li metto insieme già da due partite, la terza chi lo sa, quindi magari succederà qualcos'altro, però non sono d'accordo. Oggi Lorenzo ha fatto una partita non buona, ma è può succedere, e il paradosso è che lui ha fatto due settimane da Dio, dove in allenamento è stato devastante, poi succedono queste cose, quindi l'importante è che ci siano gli altri. E quindi questo equilibrio che si sta creando, che si va creando, perché non ci dimentichiamo che noi siamo alla seconda partita in tre settimane, cioè abbiamo fatto partita con Casalpi dove Miller era arrivato da due giorni, così Bruttini rientrava, Mancinelli eccetera eccetera, riposo, partita di nuovo, e con questi giocatori, con il numero di giocatori diversi, quindi maggiore, quindi loro devono, non so come dirti, entrare in un ruolo diverso, mentre prima è sto in campo finché non ci muoio o finché non faccio 5 falli, adesso devo dire, stanno lavorando su resettare la loro mente e dire ok, gioco meno, più intensità e più qualità, quindi che è poi la cosa che gli ho detto prima della partita, nel meeting pre-partita ha detto queste tre cose qui: meno minuti, più intensità, più qualità. Ci arriveremo anche su questo. È chiaro che quando uno è abituato ad avere tanto a disposizione, tanti possessi, tanti minuti, perché giocare in 6 così, bisogna un po' tararsi, no? Bisogna un po' sistemarsi su questa nuova esperienza. Ma queste dinamiche di squadra sono molto stimolanti per il sottoscritto, ma anche per loro, potremmo dire, perché loro poi ci devono lavorare un po' su, ci devono un po' battere il muso, devono trovare la via da soli per uscirci un po'. Dobbiamo portare tutti a elevare il rendimento individuale in funzione del bene della squadra, e quindi questo vuol dire diventare una squadra più forte. Sono sicuro che ci arriveremo.